谢项目，谢项目。 Buera a tutti, buonasera a tutti. Come va? Come va, tutto bene? Bentrovati, Mi vedete? Ci vedete? Eh, qualcuno dia, dia un feedback. Tutti, sì, siamo in delay, siamo in pesantissimo di lei, mi sa, <ride> ah, però sì, l'importante è che siamo online. Che bellezza vedervi tutti qua insieme, ragazzi. Che bellezza, benvenuti a tutti alla serata del Carnival degli Orrori, ragazzi. Finalmente, dopo una settimana pressantissima di spamming e di press mediatico per questo grandissimo evento. Ci siamo, è arrivata la serata e ho qui con me quattro, anzi tre, perché è il quarto sarei io, tre dei rappresentanti della grandissima serata e penso che voi tutti li conosciate. Ma non c'è bisogno, o forse sì, anche di, pre di presentazioni. Su, Gisella saluta il pubblico. Certo, eh, io sono allora, il il festeggiato. Io sono festeggiato, ma al primo di giugno perché oggi è il compleanno del canale. E per festeggiare, eh, certo. E, e per festeggiarlo abbiamo creato una sorta di evento. Che è una sorta. Come, come lo possiamo chiamare, Ale? Gli Avengers del mistero? Eh? Ci può stare? Sopra di me, invece, chi abbiamo? Alessia? Saluta il pubblico! Alessia, ciao a tutti ragazzi. Ciao ragazzi. Del canale. Abbiate pietà della povera Alessia. Cronache di follia. E che cos'è? Eh, microfono. Come si dice? Non si sente l'audio? Non sentiamo Gisella? Gisella non si sente Andrea? Si sente solo Andrea? Com'è possibile? Com'è possibile? Dai ragazzi, tutto perfetto, ma come mai? Come mai? audio del desktop? Su OBS è alto? Pronto? No, non passa. Non passa. No, aspettate, eh. Aspettate, risolviamo il problema. Risolviamo il problema. Perché quello è automatico. Adesso? Ci sentite? Ci sentite? Ci sentite? Pronto? 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 Mi sentite? Ci, Ci sentite, sentite adesso? 1 2 3 prova 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 1 2 3 go no che prova sei? si sente il giorno quando sono sto su youtube quindi non ti che no. lato e ritrovo ma in video come mi dite perché qui sento che qualcuno vede vede me e basta ma è impossibile 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 <ride> ma, ma questo è un è un mistero è fatta apposta. Eh, ragazzi, manca a fare l'apposta. È la serata. Dei misteri, e, e ovviamente, se le cose non, non vanno come, come programmato, quindi dicono di sì. Adesso è tutto a posto. Ragazzi da mistero misclero qui diranno Che no, purtroppo OBS fa scherzini. Certo, misclero esatto si sente e si, e, oh, si e si vede oh, finalmente finalmente oh. ragazzi video ok innanzitutto noto con piacere ragazzi che siete tantissimi e wow davvero wow è una cosa che non me l'aspettavo forse un po' sì ma non così tanti veramente e ma che ma dire più. Eh, più ma, più ma, di ma wow se... cioè ragazzi mi avete spiazzato Avete... C'è l'Eco da oltretomba, in ragazzi. In ma in allora gli... ora gli ospiti si sentono con l'eco. Io non. Eco? <ride> nessuno nessuno ha l'audio su YouTube aperto. Un po' di eco, ah, ma ok. Uh! No, 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 l'audio su YouTube io lo spento. E pure, Subito. Eh. Io se spengo l'audio su YouTube, però non sentite nessuno. Perché il problema principale è che se non c'era il mio audio. Non si sentiva nessuno. <ride> Infatti, però. No, non è messo messo. microfono no. quindi diretto. Non dovrebbe. pazzesco tra la live. e... Eh, Vabbè, ragazzi, sì. è, 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 è da calcolare. Questa cosa è, è, da, cal è da calcolare. No, è normale. Gli ospiti si sentono con l'eco. Ma è, una, è un problema deviante, ragazzi. È talmente. Ah, pesante. Eh, la Dorin. Come? Il suo OBS, la Dorin. Come sta? Eh, sta bene. Sta tutto bene. <ride> No, ma è, strano, una cosa. è un mistero, è un eh, mistero, è, un mistero. Eh, è, è inspiegabile. inspiegabile, appunto, eh. appunto, dai vabbè comunque Philip Thomas Morelli ci dice vabbè ci sta è in tema perché siamo nell'oltretomba quindi esatto. diciamo che, <ride> che, 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 siamo, che siamo a posto bene, allora senza ulteriori indugi abbiamo presentato i nostri tre ospiti della serata, mi dispiace che non siano presenti in live anche le altre persone che hanno contribuito all'evento. La mela avvelenata è qua in chat, che non ha potuto partecipare ai video, ma ci sta seguendo dalla chat. E il buon Byron Rink di Fantasmagoria è ancora al lavoro. Però abbiamo comunque Alessio De Ninja, ore di orrore, che porta anche la bandiera di Fantasmagoria. Ebbene, sì, forse. E l'inspiegabile che forse ci raggiunge, forse no, ma penso proprio di sì perché ha detto che passava, quindi ci farà questa, questa sorpresa magari nella premiere, magari online, vediamo, vediamo un pochino. Comunque, dai, allora, qui vediamo, Valeria mi dice, secondo me è Vadim ad aver manomesso l'audio. Ma nah, guarda, autosabotarsi <ride> auto non è da Vadim, anzi, forse Vadim... Si arrabbierebbe un tantino se dovesse succedere una cosa del genere, ma siccome io non sono Vadim, e... si va avanti così. Introduciamo un attimo l'evento. Allora, che cos'è il Carnival of Horrors? È un'idea che mi è venuta in mente, ehm, si può dire, qualche settimana fa, in occasione di questo evento che è il compleanno della rubrica. E per ringraziarvi di tutto il sostegno che mi state e ci state dando, perché comunque voglio dire... Io sono nato da poco, ma in quel poco che ho fatto, ho sempre fatto collaborando con Ore di Orrore, The Life of a Killer Gile di Gisella, La Mela Avvelenata, Fantasmagoria, per celebrare questo grande evento, ho ben pensato di, di poter regalarvi una serata a tema eh, mistero, programma televisivo, chiamiamolo così, eh, itinerante. Con la collaborazione di tutti questi grandi canali che voi tutti seguite e adorate come il sottoscritto. Bene, Carnival of Horrors, cos'è Carnival of Horrors? Allora, il setting. Immaginatevi una dimensione in cui non si è né vivi e né morti. Un limbo nel limbo, dove il terrore è la gioia. E dove tutto ciò che è di più strano è la normalità. Bene, questo è il Carnival. Il Carnival è un circo letteralmente degli orrori, dove all'interno sono racchiuse le creature e le attrazioni più terrificanti che l'uomo e anche qualcosa di oltre l'uomo, a questo punto, abbia mai concepito tutto ciò che è di più misterioso e strano e all'interno del Carnival, e sta per essere svelato ai vostri occhi. Ma ovviamente, come potete ben vedere dai miei ospiti e anche dagli ospiti che stanno parlando in chat, non sarò da solo a svelarvi le meraviglie del Carnival. E personalmente non ci sarò nemmeno soltanto io, c'è cioè la mia controparte, che avete conosciuto durante questo primo anno di Unsettling Records e avete... Adorato a quanto pare, Vadim in una veste completamente nuova. Quindi, ragazzi, io vorrei chiedere a voi, ospiti che siete con me in chat, in, in video chat adesso, come, come vi è sembrata l'idea? Come, come avete, diciamo, deciso di partecipare? Come vi è sembrato tutto, tutto questa, questa organizzazione, insomma, questa cosa, questo evento? Perdonate la bibita pubblicità al McDonald's, ma si cena ora Ristari. <ride> a ah, me è sembrata una bellissima idea anche perché è importante anche l'occasione no? cioè il primo compleanno del tuo canale quindi perché non, perché non fare un mega video tutti assieme con le persone con cui hai collaborato e quindi creare veramente un video lunghissimo fatto di tanti casi con un'altra sua personalità che poi ognuno di noi ci mette appunto Pe eh, perché il bello di questo video è che sì, è stato girato e montato dal sottoscritto, ma tutti i casi che vedrete sono tutti mm -hmm. con lo stile dei creators che hanno contribuito alla serata. Quindi Gisella mm -hmm. al suo stile, Ale al suo stile, Alessia al suo stile, L'inspiegabile al suo stile, Fantasmagoria al suo stile, La Mela Velenata al suo stile, è tutta una cozzaglia di casi che credetemi. È fantastico perché quando me li hanno mandati, li ho visionati e li ho inseriti, sembrano quasi fatti apposta per il video. Come se tutti fossimo stati uniti e coesi nel creare questo progetto, pur non essendoci mai visti e messi d'accordo, Io ho detto: parlate di qualcosa, qualcosa nel vostro stile, di quello che più vi aggrada. Mi è arrivato il tutto, è stato assemblato all'interno di Carnival of Horrors e, ragazzi, nemmeno a farla apposta, è qualcosa che ci sta divinamente. E sono orgoglioso di condividerlo con voi stasera. Ale e Ale, Ale e Ale 2, parlateci un po' di voi, di come è stato far parte del progetto. Chi sì, comincia? No, adesso, va, vado, ah, vado io così, così mi me... tolgo so il denaro. <ride> <ride> no, no, dico, cioè, anche questa cosa qui appunto, tutti, tutti diversi, ma comunque con un tema, arrivare a, a fare un, un prodotto... prodotto... A livello allora, televisivo comunque vuol dire che siamo stati tutti, tutti bravi e per festeggiarti, e... festeggiarti ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. E speriamo che piaccia anche a, a tutti quelli che ci seguono. Spero proprio di sì, spero proprio di sì. Ninja! Ecco, ecco. no beh, per me, lo sai, a parte l'onore di stare con voi, per me è fantastico. Perché Per quanto riguarda, come dico sempre, dico spesso... La coesione, le idee, quindi poter e collaborare tra le cose in insieme per in me è arricchire veramente tutto. tutto. Cioè, la rete dovrebbe essere in molto importata su con queste situazioni, certo. sono la risposta esatta alla pluralità su un tema che con tutte le sue scaccettore riesce però a, a sannare attraverso un prodotto. E questa è l'idea, l'idea. Infatti, non un mi hai comunicato l'idea di del Carnival Horror, la eh, cosa più bella era quella di poter immaginare un percorso comune che nonostante le casistiche diverse però ci comuna e quindi c'era cioè, un unico, un unico eh, veramente esatto. giochellino dedicato a un qualcosa di particolare come tu hai detto ci ha messo in modo anche in parti, insomma, malzare ma che potessero essere funzionali per l'occasione quindi siamo felici di aver contribuito con eh, Anzi, ah, sì, ah, sì, però tantissimo tempo mi ha fatto fare le recensioni di 10 minuti, perché non vale <ride> Ti ho ristimolato a fare le recensioni no, più allora, lunghe di dico, tot dico, minuti. Ci voleva il ci carnival, dico. ci voleva. Vedi, però è stato uno stimolo, vedi, quando io lo sapevo. La moralità rende, molto, ti fa crescere te, no? È bello, eh, perché è bello. Eh, di questi tempi ci vuole un po' di sano spirito di collaborazione. Di ah, tempi. Sì, sì. Anche perché parliamoci chiaro, ragazzi. Eh, la situazione è quella che è. Eh, non possiamo fare più determinate cose e tante cose ci mancano. Eh, fare determinate cose anche soltanto da soli o solo per sé. Non è mai bello, è bello della comunione, il mm. bello del, dell'essere, appunto come dice la parola, dal momento in cui tu stesso fai un contenuto e lo condividi online, sei a sua volta un creator. Dal momento in cui sei un creator, il creatore che fa, crea, sì, ma a volte collabora anche, si confronta con altre realtà per cercare anche di migliorarsi e di condividere insieme tutto quello che. È l'arte in se stesso, in questo caso la nostra arte, il nostro, eh, la nostra competenza è in campo di mistero, eh, serial killer, eh, paranormale, recensioni film horror, eccetera, eccetera. Però è comunque qualcosa che ci ha comune, qualcosa che eh, secondo me per l'idea del Carnival era sprecato non, poter um, non poterne usufruire, anche perché voglio dire... Ale è un'istituzione, Gisella è un'istituzione, eh, la Melavlenato è un'istituzione, Alessia è un'istituzione, sono tutti canali, Fantasmagoria è un'istituzione, l'Ispiegabile è un'istituzione, sono tutti canali che voi apprezzate, che voi adorate, e ragazzi, cercare di includerli tutti insieme in un video... Per fare qualcosa tutti insieme, far vedere che ci sono ancora queste realtà dove si può collaborare per arrivare a un fine comune e arrivare soprattutto a intrattenere perché l'obiettivo il il, finale di Carnival of Horrors non è festeggiare il compleanno mio, perché sì, è anche quello il compleanno del canale, ma è quello di regalarvi una serata diversa perché sarà una serata, credetemi, diversa dal solito. Oltretutto, anche perché il, il video preparatevi perché dura. È l'equivalente di un programma televisivo, sarà un'ora e venti di video, ma è stato curato nel minimo dettaglio apposta per potervi regalare qualcosa di nuovo. E io spero proprio che insieme al lavoro di tutti noi possiamo arrivare a questo obiettivo. Ah, tra l'altro, vi dico, vi dico. Allora, aspetta, Dario, Pascione ci dice, vi prego, organizzatelo tutti i mesi. Dario, io ti voglio tanto bene, ma tu mi vuoi vedere morto, perché è stato bellissimo, ma è stato... Io, io muoio, come vista io adesso moio. te lo tiro fuori, io muoio, perché è stato bellissimo, ma dannatamente stancante. Però non l'hai buttata di fuori, perché a me è dispiaciuto parecchio finirlo, sono sincero, perché la serata di stasera chiude un cerchio. Chiamiamola così. Chiude il cerchio di Carnival. Però. Ehm, se l'idea piace, e credete, penso proprio che piacerà. Potrebbe diventare sì, una rubrica, ma fatta annuale. Come. Il, come come i Simpson, avete presente lo special di Halloween dei Simpson, la Tree House of Horrors, che tutti gli anni danno cadenzialmente ad Halloween, fanno Tree House of Horrors 2, Tree House of yeah. Horrors 3, eccetera, eccetera. Eh, potrebbe diventare una sorta di, di rubrica annuale, con, uh, sempre noi con casi nuovi, tecniche nuove, magari tutto quello che abbiamo imparato durante l'anno, che ci separa da un carnival e l'altro, per poter regalarvi la serata annuale con il Carnival degli orrori di Vatia. <ride> <ride> che dite, dovesse diventare una cosa del genere? Figliuoli, ci stareste, vi piacerebbe continuare a... Certo, a, sì, sì, a collaborare sì, con questo ah, modo. Vabbè sì, 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 sì. assolutamente. Allora, sto leggendo con i pochi decimi che mi rimangono di vista qualche... Qualche commento intanto saluto tutti quelli che si sono collegati. E siete veramente tanti, ragazzi. Cioè, se devo stare a leggere ogni nome ci divento veramente scemo. Ma eh, vi ringrazio e vi saluto uno per uno. Fate, fate conto che vi sto salutando uno per uno, e anche che ne, tutti i nostri ospiti vi stanno salutando. E, e vi volevo dire giusto appunto che la live, questa live terminerà alle ore 21:45, però voi non dovete fare nient'altro perché al momento che eh, termina la live, voi tutti verrete reindirizzati al grande evento, ovvero Carnival of Horrors, perché è una nuova funzionalità di YouTube che ti consente di reindirizzare completamente il tuo pubblico ad una premiere quando questa la diretta streaming uh, finisce. Ciao Pinella As, buonasera, buonasera a tutti Qui stiamo continuando ad arrivare gente Io non so quanti siamo ragazzi Perché è, è il, come si dice è, ho, ho gli schermi pieni e non riesco a stare dietro alla... Ehi, ma siamo in 50 Lo sto vedendo dal telefono Siamo tantissimi 50. <ride> Siamo Vabbè. tantissimi Mi commuove questa <ride> cosa ragazzi Sto parlando tantissimo, ragazzi. Dite qualcosa anche voi su: intratteniamo i nostri ospiti in attesa del grande evento. Questo è un foyer, in attesa dello spettacolo si parla, si discute, si... ci si confronta. Il foyer. È il foyer. Beh, allora, ragazzi, la risposta suoi, è buona: abbiamo creato una serie di video tutti per voi, ognuno con il nostro stile. E ovviamente dedicati al mistero io spero veramente che, che vi piacciano anche perché l'editing eh, devo, devo io, io devo vedere il risultato finale ma eh, vedendo le, le grafiche le capacità che ha Andrea sarà stupendo credo quindi rimanete qui quando finisce la live come ha detto Andrea e eh, verrete catapultati in questa serie di video che non vi lasceranno prendere fiato sì, fino alla fine, ecco, ci auguriamo che, che vi piacciono, Ecco, io ci ho messo il cuore nel confezionare il mio video. Tutti e ci hanno messo il cuore. Lo sapete che faccio le cose col cuore, quindi <ride> ci auguriamo, insomma, che vi piacciono. Certo. Anche perché è un... Io penso che quello che abbiamo fatto non l'ha ancora fatto nessuno. Quindi possiamo considerarci... Alessia Al Quadrato, perché ora vi chiamo Alessia Al Quadrato, Alessio Alessia, che siete sopra di me. Alessia Al Quadrato, possiamo considerarci un po' pionieri di questo genere? È azzardato dirlo, secondo voi? No, su me non è azzardato, anzi, poi nell'ambito horror e mistero sono stati i primi. E su me è la prima volta che canali tematici che fanno cose tematiche che di solito sono cose di nicchia rispetto al comune. Si uniscono per fare un video che è corale e quindi ognuno di noi, eh, con appunto il proprio messaggio, eh, dimostra che tutto è, è coeso e questo è bellissimo. È bellissimo è perché, infatti, anche l'idea di mh, appunto portare in noi un prodotto molto personale che però ci ha ispirato ehm. la serata su questo molto. Interessante perché comunque c'è da un modo di svisciare un po' più in maniera particolare quelle che sono le peculiarità di ognuno di noi. e Quindi secondo è molto, molto bello. Questo lo dico anche per Fabrizio, che in questo momento Byron Ring che ancora non è arrivato, che però. Grande Byron Ring. Anche tu senti, Fabrizio, anche per Fantasmagoria, è stessa cosa. Quindi è stata anche lì l'idea di, di poter fare un inedito proprio per questa serata. Quindi molto particolare. Certo, è stato un onore ricevere qualsiasi video da parte di voi, il vostro, ogni vostro video, sapere che è stato realizzato per la rubrica, per Carnival, e sapere che è un inedito, cioè non, voi non potete so sapere di quanto cazzo mi ha riempito il cuore di gioia, perché come ho detto ieri sera in live eh, a Luca Dell'Inspiegabile, non, non eravate tenuti, cioè, ognuno poteva semplicemente guardare il proprio orticello o guardare e dire «Guarda, non sono interessato perché io preferisco fare le cose per, cavo per, per i cavoli miei, non posso fare magari qualche intervento in live così, ma non sono tenuto a farti un video per un progetto tuo». Eppure l'avete fatto perché avete creduto nel progetto, perché c'è stima reciproca, perché c'è voglia di eh, collaborare. Coco, stai zitta! L'intrusione da parte di Coco, scusate. E perché c'è voglia di co collaborare e voglia di, di fare le cose insieme di crescere insieme ma soprattutto di potervi regalare qualcosa di inedito e tutto ciò è bellissimo perché al giorno d'oggi per tante realtà che purtroppo vedo poco zitta eh, vedo al giorno d'oggi anche a giro non è ovvia questa cosa no, no assolutamente non no non è ovvia e Ovvero. ciò secondo me sapere questa backstory chiamiamola così sapere questa e questa piccola curiosità fa acquistare a Carnival ancora più, più valore per me, perché so che è una cosa che abbiamo fatto co col cuore, con professionalità, con stima reciproca e perché soprattutto crediamo nelle capacità di ognuno di noi, ognuno crede nelle capacità dell'altro e, ripeto, non è. Assolutamente ovvio. E in tutto questo, no. tutti questi, questi discorsi. Ora partono i Coco scendi su <ride> la chat, <Chi> era il <ride> Coco? eh, Coco, se mi alzo, sparisco. Quindi, eh, Coco, vieni. No, non viene. Se viene ve la faccio vedere. No, cazzo, Coco viene per davvero. Scusa YouTube. <ride> e... Dicevo! Oddio, Coco mi ha distratto dal discorso, cavolo. <ride> e, ovviamente tutti i ringraziamenti, tutti i discorsi che sto facendo valgono anche per tutti i collaboratori che adesso tipo la mela avvelenata Fio è in chat, quindi questo discorso riguarda anche te, eh? cioè, assolutamente, uguale Byron, uguale Luca dell'Inspiegabile, sono tutti i discorsi che valgono anche per, per voi, non solo per quelli che stanno in video stasera, anzi io colgo l'occasione anche per... Per dirvi se dovesse piacervi, io, io metto sempre il se davanti perché le cose comunque, come ho detto prima, non sono ovvie. Se dovesse piacervi Carnival, vi piacerebbe se in settimana prossima, magari non nel fine settimana, organizzassimo una sorta di after show. Cioè, una, una diretta tra tutti quanti, dove rispondiamo alle domande delle persone, dove magari possiamo anche ehm, parlare di qualcosa tutti insieme per quanto riguarda le nostre, le nostre competenze dei nostri vari canali. Fare una cosa più, più anche interattiva per dare anche più soddisfazione. Adesso, allora, perché questa è una live abbastanza breve per essere una live, ma comunque per dare anche soddisfazione a, al pubblico. Che ne dite? Si potrebbe fare. Organizzarla se non settimana prossima, prima possibile, quando vi torna comodo a voi. Per me non c'è problema. Di modo da avere anche Fabrizio, di avere anche Fio, sperare di avere anche Luca, così almeno, perché anche, anche se l'inspiegabile non ha fatto un servizio, ma ha fatto una cosa che ha, ha mm -hmm. dato proprio. E come si dice, è come quando arriva il ti stai, ti stai sposando e arriva il babbo che ti, ti sistema la cravatta, ecco lui ci ha sistemato la cravatta lui ci ha sistemato e la cravatta mia esatto, non voglio dire ciliegina sulla torta perché mi viene fame, ma adesso grazie Alessia anche se il mi sono dolce. fagocitato la cena, dolce. come? è ora, è ora del, del dolce. dolce è ora del dolce? Mm. Ora del dolce? Cosa c'è di più dolce se non la coca cola? Pubblicità occulta para papata, Ma esci Coco Tutti vogliono vedere Coco No bisogna vedere Carnival Non bisogna mm -hmm. vedere Coco. Coco Coco? No non c'è Coco Mi dispiace Coco è al Carnival Sta sui, sulle palle da, da criceto Che balla come gli orsi in Russia <ride> È vero, è vero, è vero, per Fio sarà la prima live se decide di partecipare alla prossima, da festeggiare, assolutamente. Com'è la prima live per Alessia? eh So se si era già detto, ma fate un bel applauso <ride> perché Alessia stasera... face reveal, stasera volta. fa il debutto online, l'esordio. <ride> e il tuo esordio è con ben 50 persone, quindi cavolo, io mi avrei messo la testa so sotto la sabbia come gli struzzi per la vergogna. <ride> E infatti <ride> un po' Mi Dai, ragazzi, parire. abbiamo ancora un quarto d'ora, che ci volete raccontare? Che ci volete raccontare? Alessia, dai, raccontaci qualcosa tu. Alessia, eh, Alessia sì, bello. Alessia. Eh, non lo so, ragazzi, cioè, comunque siamo stati bravi perché da un tema, cioè Carnival of horrors, ci siamo adattati Arrivo. e abbiamo creato una roba bestiale. <ride> Ah, ma poi <ride> <Coco. ride> Arriva per entrare in scena la famosissima Coco. <ride> la star della, la della serata. Della la la serata. Star... Esatto, la, la star della la serata. serata sta per entrare in scena, ecco eccola, eccola! <ride> e come al solito si ribella fino sì, a sì, sì. sì. <ride> Coco, che, ci, che vuoi dire ai nostri spettatori online? Te, da, da, di qualcosa che... di qualcosa Più per tutti. Più... ok brava hai detto quello tu che sai, dovevi ha avere. confermato ha non confermato, ha confermato. scusate il capello lei, lei agisce in background coco non ama la luce ora <ride> tutta questa grandissima introduzione ragazzi che, che dite siete vi, vi ho come si dice vi ho triggerato la curiosità di vedere questo, questo carnival, come vi sembra l'idea perché noi abbiamo parlato, poi io sono una salpa e ho le come si dice, gli schermi con le con la chat lontana quindi non riesco a leggere bene, ma che ne dite potrebbe potrebbe essere una bella idea vi piace come come format, come setting a parte Coco, eh? Coco è un argomento a sé stante. sono io apprezzato, sono io apprezzato tantissimo sono tutti triggerati da coco ormai, basta. <ride> basta, annulliamo l'evento, facciamo un'ora un e venti di coco. La, 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 la produzione di coco, non dare, sì, No, dai, se sì, no si va nel copyright, ragazzi. Anzi, è forse, va. Forse, forse, tanto si ci vanno nel copyright proprio così... coco. a condurre la serata così. <ride> e anche in smoking hanno um, um, diciamo, un, un pelo che sembra in smoking. <ride> Sto dando una... Una, una varia un, insomma una velocissima escursus alla chat e a parte tutti vogliamo uscire coco vogliamo usci -coco, -coco, coco Alessia sono tutti molto contenti di conoscerti eh. pensa un po sì. eh è una soddisfazione è una soddisfazione io eh. sì, è la è prima volta, volta quindi sono un, un po timida, timida però Stefano Diafreia dice che tanto saluto Dice, l'idea della cadenza annuale è fantastica. Eh... È vero, e vedi, allora, allora, boom, boom mi, mi han trovato. trovato. Boom, boom. è te, te, Carnival? Quanto durerà? Carnival in tutto dura spaccate, perché sono contate proprio al, al millesimo di secondo, un'ora e venti. Ragazzi, è come vedere una trasmissione televisiva. Ah, sì. eh, esatto. No, un film magari no, ma una trasmissione televisiva, senza le pubblicità. Quindi non ci sarebbe Come? Quindi non, ci, non esisterebbe Non esisterebbe Cioè è un minuto di Vadin che fa <ride> Lo strano <ride> canale Life of a killer <ride> La bella avvelenata <ride> <ride> Fantasmagoria Ore di orrore Eccoli qua Li volete? Immaginatevi Imagine You esatto, can il <ride> Perché il suo ufficiale è morto <ride> <ride> Hai fatto il paradosso per parlare di è Vero. È bellissimo. Comunque, <ride> si sì, confermano l'idea della cadenza annuale. È fantastica. Con Coco, special guest, ragazzi. Allora, se mai avvierò un merchandising del canale, vi giuro faccio le magliette con Coco. Con la maschera, o oh cacchio, ho fatto spoiler. Con la eh, faccia di Vadim, Coco. Con la maglietta di Vadim. Dai, facciamo così. Quindi, io te la compro. <ride> ho oh, un cliente che bello <ride> Hashtag Coco Scendi Matteo ragazzi in bocca al lupo per tutto sono in hype Matteo io sono in hype da domenica sera che non avevo ancora registrato niente È vero, confermo anch'io eh, perché il telefono era in hype senza ancora messo un dio su una stiera niente, quindi... Ho cremato tre hype. pacchetti di tabacco in due giorni da quanto sono teso per stasera Solo in hype ma in tutto questo Vadim ha fatto tutta gratis o ha preteso di essere pagato? Uh, ah, eh, ma no. voi pensate che uno come Vadim eh, abbia bisogno di soldi? No, sarebbe dunque che dovrebbe pagare me, perché sono io quello che ha bisogno di soldi, non è Vadim. <ride> come dicevo, um, non mi ricordo a chi, perché ho parlato con veramente tutti gli ospiti in questi giorni, ci siamo scambiati messaggi su messaggi su messaggi, e mi dissero tu vorresti essere Vadim e io ho fatto sì a me piacerebbe molto essere Vadim perché Vadim comunque è un essere immortale che vive comunque anche se col cruccio del male del mondo vive per sempre, non muore mai forse, forse è il contrario che Vadim non vorrebbe essere me perché sono un semplice umano con problemi da umano Sarabaldi dice fai i soldi io ne prendo due perfetto ci conto Ne prendo due, io la prendo i gatti. Prendo vanno sul cubo. Ok, ok, ok. La serie 3 la fa coco. Ok, metto coco e la metto tanto siccome sto studiando doppiaggio, la metto, gli faccio il voice over io sopra. Gabriet i benvenuti da <ride> Oh ragazzi. Ridendo e scherzando, mancano 9 minuti, e ormai e non... ci siamo, ormai Attendiamo ci siamo. Ci siamo ragazzi, ci siamo. Leggiamo qualche commento nel mentre. Allora, quanto dura Carnival, l'abbiamo detto. La cadenza annuale è fantastica, come ogni special che si rispetti, eh sì, hai ragione Stefano. Sono molto curiosa di vedere Carnival e sono molto eccitato di mostrarvi il nostro lavoro. Eh, grazie Giovanni, grazie Giovanni, Coco Special Guest, prego, prego Giovanni. Perfetto, Franci. Ragazzi, in ah. bocca al lupo per tutto, sono i hype grande matte, anch'io te l'ho detto prima, sono i hype. genio, che bella gattina, e si ritorna a Coco. Ma in tutto questo, vabbè, questo l'ho detto. I pranzi di Coco zitta. Niente. Io Niente. veramente sto facendo una difficoltà clamorosa a starvi dietro. Sono... Ragazzi, sono felicissimo, perché... <ride> wow, 57 persone, cavolo. <ride> <ride> Con che voce lanci la premiere? Beh, so, sono sincero, Sofia. Non mi sono preparato un discorso, perché io non vado molto bene col prepararmi le cose. E anche Carnival of Horror, i pezzi di Vadim, io ho fatto una traccia. Cioè, ho fatto una riga, tipo, Vadim dice questo. Cioè, dice, ah. dice questo, questo tema. E poi sono andato a braccio. E io sono una persona che va a braccio, quindi... Con che voce lancerò la premiere? Ve lo dico subito. Culo... <ride> Aiuto. Abbiate paura. Coco. Fuori 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 fuoco. Fuoco. No, no. no? <ride> Draga, apri. <priete Eccolo> <ride> Benvenuti da Vadim. Oddio, è stato posseduto. Non ah, sono yeah. posseduto, ho semplicemente preso il controllo dell'umano che mi ospita. Perché? Perché adesso c'è da lanciare un evento importante, signori. Un evento che è stato a lungo atteso ma poco pianificato. <ride> una cosa che è entrata nell'immaginario collettivo dall'incirca una settimana e che ha visto la luce soltanto qualche ora fa. <ride> un progetto nel quale... Sei personalità dei creators di YouTube Italia si sono impegnati anima e corpo affinando la loro arte, regalando il loro sapere per un progetto del quale all'effettivo sapevano poco e niente. Perché il loro cuore è grande, la loro voglia di espandere i propri confini pure. E quale occasione migliore se non un carnival e di un gatto che miagola nello sfondo? Quale occasione migliore, signori miei? 5 minuti al Carnival degli Orrori e noi siamo tutti pronti. <ride> e Mi torno magicamente io! io! Oh, <ride> Spoiler! Non sono Vadim! Wow! Ma è lui! Ma Vadim è Capitan Jack Sparrow! Eh, sai che. Mm. L'idea di una treccina qui mi piacerebbe molto. Per fare Capitan Jack Vadim. Chiamiamola così. <ride> <Jack> <ride> oh mostro e genio. Sono un mostro. Sì, sono brutto, grazie. Sì. Però sono un genio, quindi mi piace questa cosa. <ride> <ride> oh, ama ah, <no>, Vadim. Sì. <ride> mostro e genio. Ragazzi, che facciamo? Manca 5 minuti alla diretta. Proseguiamo sulla premiere. Vogliamo dire qualcosa in attesa per augurare la buona visione ai nostri spettatori? Mm -hmm. Partiamo in ordine Gisella! Uh. In Raga ordine orario! Suoli. Siete pronti? Siete pronti? <ride> Allacciate le cinture e godetevi il frutto delle nostre fatiche e ovviamente il lavorone che ha fatto anche <ride> Andrea. Per uh, mettere insieme il tutto e trasformarlo in qualcosa che davvero è, penso sia la prima volta che viene fatta un una cosa del genere. Quindi... Ho l'ansia, ho l'ansia, niente ansia perché sarà una cosa bellissima. <ride> Ci abbiamo tutti messo il cuore, quindi vai così. <ride> Ma lo sai perché ho l'ansia prima di far intervenire? Lo sai perché ho l'ansia? Perché io adesso mi sto affidando a YouTube, io se chiudo la live. Ho paura che non reindirizza nessuno alla premiere. È quello di cui ho paura. È che non mi fido di YouTube. Beh, Però eh, potremmo, potremmo dire così. Allora, qualora incrociamo le dita per ragionare, vi lascio... Il... La no, 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 no. Facciamo così. così. Facciamo così, ancora meglio. Ancora, Menleo. Facciamo così. Io adesso, così, boom, botto, vi butto il link della premiere. Onde evitare. onde evitare. che qualche buzzurro su YouTube faccia il furbo e non reindirizzi nessuno. Quindi, stop al televoto. Un attimo. Questo è il link. Segnatevelo, apritelo in un'altra finestra. Fate tutti. Open in a new tab. Così almeno siamo tutti sicuri che parti da tutto. Alessia, Alessia, al quadrato qualcosa per augurare buona visione? E anche Fior della Vela Velenata in chat auguraci buona visione. Ragazzi, tocca a voi. Niente, sì, auguriamo buona visione a tutti. Godetevi lo spettacolo perché sarà un vero e proprio show. E nulla. Io confermo che ha detto su Alessia proprio perché veramente è uno show diverso che nessuno ha mai proposto in questo stile su questa piattaforma quindi ragazzi l'impegno c'è stato è un impegno incredibile è anche um, importante lodare la, la, la visione artistica Ma... che ha appunto Andrea su questo lavoro che è imprescindibile e ragazzi c'è uno spettacolo detto questo priet di Allacciate le cinture, perché adesso. si va al carnival. <ride> e la chiudiamo qua nella speranza che faccia partire la premiere. Buona visione a tutti!